Buongiorno brutto pezzo di camperista e benvenuto, bentornato sul mio canale Vivere in Camper, ma chi te lo fa fa? Bentornato, benvenuto anche su questa nuova playlist Vivere in Campeggio, ma chi te lo fa fa? Che vuol dire? Dovrai vedere tutto il video fino alla fine per scoprirlo. Comunque, per chi non mi conosce, mi chiamo Armando e da 10 anni, dal 2012, insieme a mia moglie Mel e ai nostri due cani Ziggy e Aria, viviamo a bordo di un Volkswagen. Una volta era un Vespaglia, poi è diventato un Morgenstern, col tetto alto, il motore nuovo 4x4. Adesso è in riparazione, abbiamo avuto dei piccoli problemi alla trasmissione, al cambio, ma tutto è sotto controllo, lo stiamo riparando, tutto si può riparare, per cui nessun problema, appena sarà pronto ritorneremo on the road alla scoperta di nuovi paesi, magari di quelli che non abbiamo visitato, quelli che abbiamo già visitato, insomma non abbiamo ancora fatto un piano di viaggio, meglio prima finire di riparare il mezzo e successivamente pensare a dove andiamo. Quindi questo è un po' il nostro percorso. Sono le 6:30 di mattina, sì, mi sono svegliato presto questa mattina, alle 4:30. Dove sono? Sono al campeggio La Martina, che si trova dentro al parco La Martina sui colli toscamigliani. Ti do un'idea, più o meno a una 40 di chilometri a sud di Bologna, sugli Appennini. Siamo a 452, se non mi sbaglio, metri sul livello del mare. Si sta di un fresco veramente fantastico. Ho fatto qui un paio di settimane fa il primissimo raduno per gli iscritti al canale. Eravamo più o meno una 50 di persone, ci siamo divertiti in una maniera strabiliante, abbiamo fatto una bella cena la sera qui al ristorante, una passeggiata di un paio d'ore la mattina successiva e poi una grigliata. È stato un momento molto bello poter conoscere le persone nella vita reale, non solo online, e abbiamo veramente passato dei bellissimi momenti. Grazie a tutti tra l'altro per essere venuti, sicuramente ne faremo anche di altre, magari non nel caldo periodo estivo, magari verso settembre. Il camping La Martina ha una storia interessante. Questo infatti era, durante la Seconda Guerra Mondiale, un ospedale da campo militare americano, visto che poco vicino, o meglio poco lontano, c'era la linea gotica. Successivamente, penso verso la fine degli anni 90, i primi anni 2000, quando costruivano l'alta velocità, un grosso numero di operai per un lungo periodo è venuto qui a lavorare e questo campeggio è diventato una sorta di luogo della lussuria, diciamo, con slot machine e signorine che aspettavano gli operai dentro alle roulotte. Adesso comunque è un campeggio assolutamente del tutto rispettabile e è immerso proprio dentro al parco della Martina. Quindi la cosa bella di questo campeggio, che abbiamo conosciuto grazie a un amico l'anno scorso, è che le piazzole sono ben disposte una lontana dall'altra, il fatto di essere sotto gli alberi all'interno di un bosco ma non uno vicino all'altro, quindi c'è una bella sensazione di privacy, di spazi propri. E abbiamo conosciuto appunto questo campeggio l'anno scorso. Mel è stata qui per una settimana durante il salmone del camper a Parma, visto che lei non è proprio amante del parcheggio sull'asfalto vicino ai bestioni bianchi, e quindi questo posto è stato idillico per lei, per stare in tranquillità insieme ai cani e non stressarli troppo. Siamo tornati anche quest'anno dopo appunto i problemi che abbiamo avuto al Volkswagen, per avere una sorta di punto base dove fermarci. Questa è un po' la vita dei full timer: quando purtroppo il mezzo non riesce a marciare dobbiamo trovare una sistemazione. È successo in Turchia quando abbiamo rotto il parastrappi, adesso in questo momento, visto che il mezzo è a Como, questa settimana si cominceranno i lavori di trapianto, ma te ne parlo in un altro video di questa aspetto. Quindi voglio parlare di qualcos'altro, ti voglio parlare appunto di vivere in campeggio, ma chi te lo fa fa, statene a casa, che insomma sono tante novità e sono quasi emozionato a dire questa cosa, ma dopo 2 anni di pensieri che abbiamo fatto rispetto all'essere completamente nomadi, abbiamo trovato forse la soluzione ottimale per noi, che è stata di comprare una roulotte con annessa una stupenda casettina di legno e con un patio, una veranda che dà sul bosco.
L'Armando non è più un nomade al 100%, l'Armando non è più un full-timer, bah, chi se ne frega di queste etichette, ricominceremo comunque a viaggiare una volta che il mezzo è pronto. Da un paio d'anni con Mel parlavamo appunto di avere un piccolo luogo che potesse fare da base quando appunto, come in questo caso, il furgone non è marciante o comunque dopo magari un anno di viaggio l'idea di fermare da qualche parte per riprendere energia. Come ho detto tante volte sul canale, viaggiare è veramente un forte consumo di energie psicologiche, fisiche, e quindi ogni tanto fermarsi per ricaricare, attaccarsi alla corrente, ricaricare un po' le batterie, non è una cosa stupida. Perché la scelta di un campeggio? Ma è stata una cosa abbastanza casuale, nel senso che settimana scorsa è stato messo in vendita proprio questa roulotte con casetta, con anche, poi farò vedere in un altro video, una roulotte pieghevole. Il giorno dopo ho visto questo cartello, ho chiamato Mel e ho detto: senti, ma andiamo a vedere un attimo questo posto. Mirko ci ha aperto la casettina e penso che in 5 minuti abbiamo deciso di investire qualcosa, non sul mattone, altro sul legno e sulla roulotte. È stata una scelta molto impulsiva, d'altro canto anche la scelta di More che è stata impulsiva. Ero a Praga, ho visto giù il mezzo, sono corso giù per chiedere informazioni, ho chiesto quanto costa, 6.000, bene, lo compro. Una settimana dopo avevamo il mezzo e da quel giorno, 24 di agosto del 2012, siamo praticamente in viaggio. E qui è successa un po' la stessa cosa, tante volte sai, sì, bisogna ragionare sulle scelte, tante volte bisogna anche sentire lo stomaco, quello che dice, la sensazione. Perché abbiamo deciso di comprare questa casetta? Per svariati motivi. Se hai visto magari altri video dove parlavo del progetto del bus, beh, questa più o meno è una derivazione di quel progetto. Purtroppo il progetto dell'autobus non si farà perché è arrivata questa situazione, però di base il progetto era lo stesso, avere un luogo dove poter fermarsi quando ci si stancava del continuo viaggiare. Solo che lì, a parte la difficoltà nella costruzione magari di un autobus, sarebbe stato fighissimo, era già cambiato dall'autobus a una cella frigorifero su un rimorchio per svariati motivi, anche a livello di costi, e comunque sarebbe stato un, diciamo, chiamiamolo grosso investimento, per poi mettere questo autobus in un terreno nel comune di Fervo in Sicilia dove non sapevo se poteva essere gestito in qualche maniera. Quindi sì, un bel progetto, una bella idea, però poi bisogna vedere anche la parte realizzativa e anche la parte economica, perché noi l'alberello con i 100 euro da staccare non ce l'abbiamo. E quindi questa idea che era ancora nell'aria, c'era dietro al progetto, adesso che abbiamo comprato questa piccola proprietà, che poi non è una proprietà vera, io comunque pagherò un affitto al campeggio della piazzola per avere questa proprietà, quindi è più un affitto dopo, oltre a quella che è la nuda proprietà del caravan e della casetta. E quindi questa idea dell'autobus è un po' scemata, se vuoi, nel senso si sono viste comunque delle, se vuoi, difficoltà progettuali, dei costi comunque abbastanza elevati, un luogo, la Sicilia, che amiamo tantissimo, però non è dei più semplici da raggiungere anche a livello di costi, perché bisogna comunque andare giù, per cui abbiamo pensato, beh, se ogni volta che vogliamo fermarci dobbiamo farci tutta l'Italia a prendere un traghetto per arrivare lì, comincia a essere anche magari un po' costoso. Mentre la scelta di questo posto, a parte il fatto di essersi innamorati proprio del luogo, il fatto di essere in mezzo a un bosco, un campeggio secondo noi diverso magari da altri campeggi che abbiamo visitato, come ti ho detto, proprio non con le piazzole una vicino all'altra, ma con uno spazio umano dove ognuno può avere la privacy, ma c'è anche una piccola comunità qua che vive e che brulica e che è veramente frizzante. La posizione mi sembra abbastanza strategica, siamo più o meno nel nord centro Italia, 40 minuti da Bologna, un'oretta da Firenze, mezz'ora da Imola, è una zona comunque ben collegata sia a livello stradale sia anche con autobus, treni, eccetera eccetera. Non siamo troppo a sud, non siamo troppo a nord, non siamo troppo a est, non siamo troppo a ovest, voglio dire,
Questi sono i due pelosi. Voglio dire, se uno vuole andare in Grecia, sono 2 ore e mezza fino ad Ancona, traghetto, Igoumenitsa e sei in Grecia. Se uno vuole andare verso la Spagna e il Portogallo, 3 ore, forse magari Civitavecchia, traghetto, Barcellona e sei a posto. Quindi questa è una prima valutazione che abbiamo fatto riguardo alla zona. La seconda valutazione è stata fatta a livello burocratico. Noi come nomadi abbiamo una residenza fuori dall'Italia, quindi volevo trovare una soluzione per cui non dover poi cadere e inciampare in tanta burocrazia. L'acquisto di un roulotte caravan con la casettina non implica un rogito, non implica tasse, non implica IMU, non implica, poi non le so neanche le tasse che ci sono in Italia sulla proprietà, quella del mattone. E l'unico documento che abbiamo è un contratto di affitto con il campeggio della Piazzola. Poi farò più avanti un video su quelli che sono poi i costi, quanto costa comprare una casetta, quanto costa l'affitto, quanto costano eventualmente le spese di gas, luce e acqua. Insomma, questa nuova playlist andrà a spiegare un po' quella che è la nostra nuova esperienza di vita in campeggio, che non sarà per 365 giorni, come ho detto, appena il mezzo sarà pronto. Continueremo a stare qui per un pochino, in modo da rendere questo luogo nostro, quindi con dei piccoli lavori di abbellimento, se vuoi. Diciamo che quello che abbiamo comprato è chiavi in mano e ho già registrato un video dove ti faccio vedere un piccolo tour di questa piccola proprietà all'interno del campeggio, e successivamente ritorneremo a viaggiare. Però magari, sai, viaggiamo un anno, ritorniamo qua, stiamo qua un paio di mesi a riprendere un po' di energie, successivamente ritorneremo poi a viaggiare, magari per 3 mesi, poi ritorniamo per una settimana, non lo so. Non voglio stare a fare troppi piani quando ancora comunque non ho un mezzo con cui viaggiare che sarà pronto molto presto. La seconda, o la terza anzi, cosa che mi ha attratto della vita da campeggio, del fatto di investire qualcosina, un investimento piccolo rispetto magari appunto all'idea dell'autobus o addirittura all'idea di avere una casa in mattoni, è anche perché il campeggio ti dà la possibilità di essere comunque in un luogo remoto, almeno in questo campeggio, in mezzo al bosco, gli uccellini, il sole appena sorto, la pace, la tranquillità, ma anche far parte di una piccola comunità. Non siamo gli unici che vivono qui questo campeggio, ci sono anche altre roulotte con casettine piuttosto che bungalow, eccetera eccetera, e quindi ti dà la possibilità di essere sia distaccato da quello che è il mondo caotico magari cittadino, ma allo stesso tempo qui sono al ristorante con il bar, per cui c'è comunque molto passaggio anche di camperisti, turisti, tendisti, campeggisti, insomma di tutte le persone che passano, e quindi hai la possibilità, volendo, di farti lì cazzi tua tranquillo nel tuo spazio, o comunque, visto che l'uomo è un animale sociale, anche riuscire a socializzare un po' con le persone che si fermano il weekend o magari con quelle che invece vivono qua tutto l'anno. Quindi questa è una situazione molto interessante, proprio per il fatto, insomma, ho sempre visto anche il viaggio in camper in una certa maniera. Il viaggio in camper apre la possibilità di raggiungere magari dei posti, di incontrare altri viaggiatori. Questa possibilità, diciamo che risulta meno forte se uno invece affitta una stanza d'albergo piuttosto che in un Airbnb, dove insomma sta lì chiuso, mentre col camper sei sempre all'aperto, c'è sempre questa possibilità di incontrare sia persone locali sia altri viaggiatori. In questo caso è lo stesso, perché la nostra casetta è lì, ma basta uscire all'interno del campeggio per conoscere altre persone. E ripeto, siccome l'uomo è un animale sociale, abbiamo bisogno comunque di confrontarci, anche se vuoi, con il nostro alter ego o comunque il nostro vicino di casa. Insomma, quella del campeggio mi sembra una soluzione ottimale, oltre al fatto che, a differenza magari di una casa, è in mezzo al verde. Poi uno dice: ah, ma sì, anch'io c'ho la casa in mezzo al verde. Verissimo. La nostra preoccupazione, e questo è il quarto motivo per cui abbiamo fatto questa scelta, è che magari sì, possiamo comprare un pezzo di terreno, mettere lì una roulotte, un autobus, un qualsiasi cosa che ha delle problematiche, perché come sai bene, in Italia non è che si può proprio fare una cosa del genere. La legge non è molto chiara, perché anche se su ruote, ma può stare per un certo periodo, eccetera eccetera, e soprattutto quando andiamo via, magari per un anno, saremo costantemente preoccupati: ah, ma se qualcuno va lì e ci ruba dentro tutto, e se va a fuoco, e se succede qualcosa e non
siamo lì. Insomma, una preoccupazione che non ci piaceva, mentre il campeggio è un luogo comunque privato, chiuso, dove non c'è il rischio di essere derubati o comunque non c'è il rischio di avere qualcuno che forza nella tua casetta. È comunque una soluzione ottimale, perché se ci sono da bagnare le piante, ci sono persone che vengono qua e si può chiedere un favore di andare lì a bagnare le piante. Succede qualcosa, ci sono delle persone che possono prendersi cura di quello che potrebbe essere il problema. Quindi non è un luogo, diciamo, remoto l'intero campeggio, ma all'interno del campeggio c'è, insomma, questa sicurezza, il fatto di partire noi per un nuovo viaggio, una nuova avventura, senza il tema d'animo è che succede qualcosa, eccetera eccetera. Questi sono i motivi che più o meno ci hanno spinto in maniera molto impulsiva a dire: interessante, il prezzo è interessante, non è un grosso investimento. La sera stessa abbiamo firmato il contratto, fatto il bonifico e ricevuto le chiavi della nostra nuova casetta. Resteremo qua il tempo necessario per, appunto, fare delle piccole modifiche per rendere il luogo confortevole per noi, quindi con una zona lavoro piuttosto che magari un giardino verticale. Mi piacerebbe avere le varie spezie, un piccolo orticello, insomma, anche queste sono delle cose che dopo 10 anni di viaggio ci piacerebbe avere, il fatto di far crescere una pianta e vederla magari sbocciare e fiorire con i suoi frutti. Sono tutte cose che hanno bisogno di essere fatte in un luogo e hanno bisogno di tempo, chiaramente. Non diventeremo dei pantofolai da campeggio, non penso proprio, vogliamo comunque continuare a viaggiare. Per noi è stata una scelta assolutamente utile, positiva e che non coinvolge troppa burocrazia, sicuramente, visto che noi siamo comunque fuori da tutto quello che è il caos burocratico, e vivendo un po' così da nomadi. Però un posticino ci serviva, ci abbiamo pensato, ma non troppo, abbiamo seguito un po' il nostro istinto e siamo contentissimi della scelta che abbiamo fatto. È figo, poi, cioè è quello che ci basta. Continueremo a vivere comunque nel nostro stile minimalista, quindi questo non voglio che sia un luogo dove poter accumulare cose che non servono. Anche qua ci sarà il minimo essenziale per una vita tranquilla, normale, senza troppi sbattimenti. Come ha sempre detto mia moglie, meno mucche, meno problemi. Questa è la sacrosanta verità. Quindi, cosa ti farò vedere in questa nuova playlist? Tante cose. Ti farò vedere quelli che sono i lavori, ti farò vedere prima il luogo, poi ti parlerò un po' di quelle che sono le spese, i costi. Ti farò vedere magari anche quelle che sono altre opzioni che ci sono in questo momento accessibili all'interno del campeggio. E piano piano ti farò vedere anche tutti i piccoli lavori che faremo insieme a Mel. La cosa divertente, la cosa bella è anche riuscire a staccare un attimo dalla vita online, digitale, lavorando sul computer, ma lavorare con le manine, quindi con seghetto alternativo, smerigliatore, martello, chiodi, avvitatore, e riuscire piano piano a cambiare l'aspetto di questa casa e renderla più nostra. Al momento ci sentiamo ancora un po' dei turisti, non ci sembra quasi vero di aver comprato questa casa, ci sembra di averla affittata per un lungo periodo, ma in realtà è nostra e quindi vogliamo renderla ancora più nostra, cercando di rendere il luogo confortevole per quelle che sono le nostre necessità. Quindi, se non sei ancora iscritto a questo canale, iscriviti, perché ci saranno, appunto, tante di queste novità legate a quello che è il mondo, non più solo il mondo del camperismo, del viaggio, ma anche al mondo delle tiny house, perché questa poi alla fine è una tiny house e anche economic house, non è una spesa eccessiva, ma te ne parlerò in un altro video. Se il video ti è piaciuto, metti un bel pollicione su. Se invece non ti è piaciuto, guardalo un'altra volta, poi magari ti piace. Vabbè, ciao. Thank you.